Sarò molto breve, in realtà molto di quello che è stato già espresso dal collega Pompignoli è condiviso anche da noi. Quello su cui noi abbiamo cercato di incentrare il nostro lavoro in merito al nostro contributo in merito a questo progetto di legge riguarda la trasparenza, la legalità e soprattutto i rapporti tra il pubblico e il privato, perché come sempre quando si vanno a intrecciare pubblico e privato ci sono dei forti rischi e la nostra preoccupazione è che questa collaborazione tra pubblico e privato che deve essere fatta a favore dei cittadini in realtà non vada a creare gli ennesimi poltronifici, perdonate il termine, che però molto spesso ci siamo trovati di fronte quando appunto si vanno a intrecciare partecipazioni pubbliche in società private, quando si vanno a creare collaborazioni anche tra enti e società partecipate in maggioranza o meno dall'ente pubblico, in questo caso dalla Regione. Il nostro interesse principale è che vengano tutelati i territori, una pecca presente all'interno di questo progetto di legge, la mancanza rispetto anche alla tutela dell'ambiente. Su questo sono arrivate anche diverse sollecitazioni, quindi secondo noi questa era una parte che andava inserita, che troviamo lacunosa all'interno di questo progetto di legge, così come ci auguriamo che questo progetto di legge vada a valorizzare veramente quelli che sono i territori e i mercati in generale, che non diventi appunto uno strumento per far diventare la Regione una sorta di affittacamere, sempre tra virgolette, prendete le mie parole. Ci sono arrivate anche queste preoccupazioni. Quindi il giudizio anche da parte nostra non è completamente negativo, anche se ci sono diverse criticità su cui siamo andati a lavorare. Anche oggi abbiamo presentato diversi emendamenti e presenteremo anche degli ordini del giorno a riguardo. Poi eventualmente li illustrerò man mano. Sicuramente insomma, le destinazioni turistiche anche che verranno create, e anche qui insomma solleviamo la perplessità riguardo a quanti e quali saranno, sicuramente non devono poi però andare ad inficiare quelle che sono le particolarità dei singoli territori, anzi andare a tutelare non solo le eccellenze ma anche le tipicità del nostro territorio. Faccio l'esempio della Romagna, forse perché soprattutto il territorio riminese dal quale provengo io ha una situazione molto particolare, perché racchiude, come ho detto più volte, un po' il sunto di tutto quello che è il turismo a livello regionale, perché abbiamo la costa, abbiamo la montagna, abbiamo l'enogastronomia, abbiamo la cultura e quindi ogni singolo valore espresso all'interno del territorio deve essere portato al massimo della sua promozione, perché ci piace parlare più di promozione del territorio che di commercializzazione del territorio quando parliamo dell'attività che deve svolgere la Regione. La commercializzazione è giusto che la facciano i privati quali entità economiche presenti sui territori. La promozione giustamente della Regione è giusto che provenga dalle politiche che delinea la Regione stessa. Grazie.